Smog fuori controllo a Como ma anche a Cantù e a Erba. Nei giorni prima di Natale la corsa ai regali e dunque il traffico legato allo shopping unito a giornate senza pioggia hanno fatto impennare i livelli di polveri sottili con valori registrati dalle centraline dell'ARPA addirittura doppi rispetto al limite consentito. Dati neri da sabato al 25 dicembre, ieri la prima giornata con valori sotto la soglia. Insomma, da ieri in città si è tornati a respirare, ma la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo d'aria è stata ampiamente superata nei giorni scorsi, con picchi fino a 115 microgrammi per metro cubo sabato 22. Il traffico intenso tra le cause primarie non si spiega altrimenti, visto che i riscaldamenti sono rimasti accesi per tutto il periodo in maniera costante. Stessa situazione, come detto, a Cantù, anche nella città del mobile, sabato il giorno peggiore, con 102 microgrammi a metro cubo, 73 a Erba. Le precipitazioni iniziate la sera della vigilia e proseguite a Natale hanno contribuito ad abbassare i livelli. Ieri infatti in città si sono registrati 24 microgrammi per metro cubo. Non si esclude però una nuova fase di inquinamento alle stelle già a partire dai prossimi giorni, caratterizzati di nuovo dal bel tempo e ancora da traffico intenso, visto il periodo di vacanza e la possibilità per molti di sbrigare le ultime commissioni dell'anno.